una sera Camucia si è trasformata in un grande campo sportivo per la notte bianca dello sport. Le strade del centro sono così diventate eccezionalmente terreno di gioco per decine di sport, dal calcio al tennis, dalle bocce al volley, passando per il ciclismo e la box. Il successo in effetti è in crescendo, perché la terza edizione ha visto ancora più adesioni di associazioni sportive. Credo che la vera forza siano proprio loro a testimoniare la grande presenza di associazioni sportive nel comune di Cortona, che non sono soltanto quelle tradizionali ma sono veramente molto variegate. Quindi questa è una vetrina per loro e un premio per tutte le tante attività che fanno, che svolgono durante l'anno. Gli ospiti speciali di questa edizione sono stati Valentina Vezzali, pluripremiata olimpica nel fioretto, e il campione di ciclismo Paolo Bettini. Vengo da una realtà che è quella di Cecina, sulla costa. Manifestazioni di questo genere se ne fanno per, sì, per animare le serate estive, ma per dare veramente un'opportunità alle SD, alle famiglie che magari vedano non sempre in maniera diretta quello che può essere il potenziale della pratica sportiva per un figlio. Ecco, serate come queste, socializzare, scambiare idee, valutare, vedere e perché no alla fine magari trovare anche dei ragazzi che si avvicinano allo sport che magari fino a ieri mattina non ci pensavano. Veramente una bellissima festa, non me l'aspettavo, tantissimi ragazzi giovani ma anche meno giovani, e questo significa che lo sport è per tutti e di tutti, e che lo sport altro non è che un gioco con delle regole, e chi decide di giocare decide di farlo nel rispetto di queste regole, e dove c'è lo sport io non mancherò mai. Ed è bellissimo che in realtà così piccole lo sport venga tenuto in considerazione.